Cominciamo con un servizio che abbiamo girato in pista al Kartodromo Italia di Castel Volturno su Martina Guarino. Una pilotina, una ragazza di 16 anni che sta facendo il nazionale ovale con ottimi risultati. Andiamo a vedere i suoi allenamenti. Sono Martina Guarino, ho 16 anni, frequento il terzo anno del liceo Scienze Umane. Ho la passione della moto da tutta la vita e da quando sono piccola che seguo papà. 3 anni fa ho chiesto la moto per il mio compleanno e ho ricevuto il regalo più bello della mia vita. Ho iniziato direttamente con l'ovale, un progetto di Valerio Dalio, un ottimo progetto perché forma a 360 gradi ogni pilota. Sono al secondo anno del campionato CNV Moto Asi, organizzato perfettamente da Roberto Pighin, e quest'anno c'è una novità che è il campionato femminile. In questo momento sono al primo posto, speriamo di continuare così per portarlo a casa. I problemi che riscontriamo sull'ovale possono essere molti, come possono essere pochi, in base a come si lavora. E inizialmente avevo molta difficoltà ad esprimere le mie sensazioni sulla moto, poi con il passare del tempo e anche grazie all'esperienza e all'aiuto di mio padre ho imparato ad esprimere quali i miei problemi. E soprattutto ho trovato un linguaggio con mio padre per risolvere insieme questi problemi, anche se non ho raggiunto il massimo dell'esperienza. È difficile trovare una donna, ma soprattutto una donna che va forte. E quindi quando poi la troviamo ci stimoliamo ancora di più a dare di meglio. Ovviamente avere uno scontro con gli uomini bisogna avere molto coraggio perché loro non hanno pietà, ma anche noi non dobbiamo avere pietà di loro. Diciamo che salire sul podio è l'ultimo dei nostri pensieri, però alla fine è quello che raccoglie tutta una serie di cose che gira intorno alla moto, cioè tutti i sacrifici che ci sono dietro, tutte le ambizioni, tutti gli allenamenti, tutti i sacrifici. Arrivarci è soddisfacente, soprattutto il nostro gradino preferito che è quello più alto. Le rinunce che si fanno per questo sport sono tante, ad esempio non si può fare sempre tardi, non si può mangiare male, ma io penso che questo non sia un sacrificio perché la nostra scelta, l'ho scelto io questo stile di vita, quindi non potrebbe mai pesarmi più di tanto. Ovviamente delle volte può pesare un giorno in meno con qualche amico, però devo dire la verità, sono stata molto fortunata per gli amici che mi ritrovo perché mi appoggiano tutti, sono i primi che la domenica sera mi scrivono per sapere come sono andate le gare. Allora, il mio team è in cerca di sponsor per portare fino alla fine questo campionato e per avere la possibilità di combattere fino alla fine, anche perché il campionato si svolge al nord e quindi le spese sono veramente molte. Devo ringraziare il team che mi sta seguendo in questo campionato, che è General Moto, che ci sta appoggiando tantissimo, offrendoci una moto veramente perfetta. Vorrei ringraziare i miei genitori, che fanno tantissimi sacrifici per me e penso non ci sarà mai modo per ringraziarli abbastanza. Vorrei ringraziare mia sorella
e tutte le persone che mi sostengono ogni giorno, in particolare General Moto, il team Bimbi a Bordo, Riccardo Fezza e il cartodromo di Castelvolturno, Pista Italia, che ci permette di allenarci in qualsiasi momento. E infine vorrei ringraziare tutti i miei amici. A tutte le ragazze che sono appassionate di questo sport posso consigliare di avvicinarsi a team professionisti per cominciare già con un gradino in più e di non spaventarsi dei ragazzi o di quello che circonda, perché alla fine è tutta una forza interiore che poi man mano fuoriesce ed è bellissimo poi quando fuoriesce, perché la passione è passione, non ci si può allontanare. Siamo di nuovo in studio, Martina Guarino ha già il nostro tifo, ma vuole anche il vostro, quindi mi raccomando, seguitela sui suoi canali social, Facebook Martina Guarino, Instagram Marti Guaro. Vogliamo sentire il calore del pubblico di Star Bikers, tutti in moto con lei. Bella tutti in moto con lei, siamo di quegli slogan da presentatore, vero? Ok.